L'incidente domestico a Santa Firmina finisce in tragedia. Un uomo è stato trovato ormai senza vita e con gli arti inferiori carbonizzati all'interno di un garage nella zona di Santa Firmina. A fare la macabra scoperta è stato il nipote nel tardo pomeriggio. L'uomo si chiamava Leonardo Ricciarini, aveva 81 anni, pare che stesse cucinando all'interno del garage della sua abitazione e che all'improvviso sia stato colto da un valore che non gli ha lasciato scampo. Si è accasciato a terra cadendo sul braciere gli arti inferiori sono stati completamente carbonizzati. Al momento dell'arrivo dei sanitari del 118, allertati dal nipote, per il poveretto non c'era più nulla da fare. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Arezzo e la polizia per i dovuti rilievi di legge.